A curare il lato prettamente sportivo dei giovani ciclisti è Salvatore Tribison, giovane team manager della squadra, che ha davvero pedalato tanto e raccolto tanti successi anche a livello nazionale. Come nasce l'idea di creare questa squadra? Immagino da una grande passione. Sì, io direi dalla mia tanta esperienza, che io sono tanti anni che sono al ciclismo, ho fatto 4 anni da professionista, ho iniziato a correre all'età di 12 anni, adesso sono 28, quindi sono tantissimi anni al ciclismo. L'iniziativa è nata circa un anno fa, grazie al dottor Oliverini e al professor Alfredo Minieri. Abbiamo così cercato di collaborare noi tre, cioè mettendo su una squadra nella nostra zona, dato che comunque fino adesso non c'era mai stata una squadra così organizzata, così ben strutturata. Questo è il motivo che ci ha spinto, soprattutto la passione, sì, anche da parte degli sponsor, dato che anche loro vanno in bicicletta e quindi sono appassionati di ciclismo. Qual è il primo messaggio, la prima emozione che insomma cerchi di inculcare ai tuoi ragazzi, ai tuoi giovani? Ma innanzitutto noi cerchiamo di farli allenare secondo metodi ben precisi, seguendo delle tabelle di allenamento, ma a volte mettiamo da parte anche le tabelle, seguendo un po' l'istinto, quelle che sono le sensazioni del proprio corpo, senza richiedere in loro alcun impegno esasperato. A noi non interessa il risultato, quindi a tutti i costi, soprattutto nelle categorie giovanili, dove intendiamo il ciclismo come gioco, come divertimento, e poi a mano che si va avanti diventa più impegnativo, ma questo viene col passare del tempo, quindi con gli anni di esperienza. Di quello che è insomma questa squadra, e ce ne parla Salvatore Tribison, insomma team manager appunto di questa giovanissima squadra che è molto competitiva. A te Francesco la parola, grazie. Innanzitutto buonasera a tutti, ringrazio tutti per essere qui questa sera, e in modo particolare ringrazio i nostri ospiti per averci onorato per la loro presenza. In modo particolare ringrazio il Presidente Nazionale di Rocco, perché se essendo qui questa sera possiamo esprimere, quindi far conoscere nel migliore dei modi la nostra realtà ciclistica. Dunque, siamo un anno della nostra attività, la nostra nascita, del nostro team, quindi tutto questo è stato possibile grazie ai grandi sponsor che ci fanno da pilastro, al team al Mangini Liverini S.P.A., dei fratelli Michele e Filippo Liverini, e delle Terme Italese. Dunque, per quanto riguarda la struttura del nostro organico, abbiamo delle persone molto competenti e molto valide che ci aiutano e collaborano con noi, a partire dal nostro medico sociale, che è il dottor Costantino Muricchio, attuale medico della Ceramica Panaria e della Sella Italia. Abbiamo il cardiologo Paolo Silvestri che segue i ragazzi, e anche lui va in bicicletta, quindi esce con loro in bicicletta. Alcune novità di quest'anno, come forse avete già ben notato all'ingresso della sala, è la famosa bicicletta con i colori sociali del nostro team, cose come professionisti. Quindi dicevo, la bicicletta è la novità di quest'anno con i colori sociali del team, arancio, bianco, verde. Per quanto riguarda il settore agonistico, abbiamo avuto degli ottimi risultati per la categoria allievi con Angelo Plensic, che ha vinto il titolo regionale per il Campania Cross, ha vinto 2 gare. Si è classificato al 6° posto del campionato di Sud Italia, e dopodiché è stato convocato ai campionati italiani di Venezia. Tutto questo praticamente è dovuto a tantissimi sacrifici che i ragazzi fanno quotidianamente. Si allenano con molta tenacia, seguendo le mie tabelle di allenamento, curano molto l'alimentazione. E niente, loro attuano, li faccio allenare con metodi abbastanza concreti, spesso riprendo le tabelle del professore Cudolo che dava a me negli anni passati, quindi utilizzando anche il cardiofrequenzimetro, che è uno strumento molto, molto importante ai giorni d'oggi, che non tutti usano, molte squadre non usano. Quindi tutto questo può servire non solo a migliorare la loro prestazione atletica e fisica, ma anche soprattutto per conoscere i propri limiti fisici, ed è molto importante. Per quanto riguarda i giovani, gli esordienti, i giovanissimi, per noi il vivaio è un vivaio di forza, quindi è molto importante, però quest'anno saremo costretti a curare molto di più la categoria allievi juniores, dato che essendo una categoria più importante, quindi
dovranno affrontare competizioni sia a livello regionale ma anche nazionale, saremo costretti a curarli di più, nel senso che non trascureremo i giovani, anzi, quello è il vivaio, quindi senza i giovani purtroppo non saranno gli allievi juniores, però ci dedicheremo un po' di più agli allievi juniores. Quindi per quanto riguarda quest'anno abbiamo organizzato dei corsi estivi infrasettimanali con i ragazzini dai 7 ai 14 anni. E, a volte c'erano anche 40-50 ragazzi che noi seguivamo con l'ammiraglia. Quest'anno chiedo più partecipazione da parte dei genitori, dato che ci troveremo un po' in difficoltà partecipando alle gare a livello juniores. Quindi questa è la cosa che chiedo, anche dal fatto che il genitore, comunque la presenza dei genitori fa molto, è molto importante per i ragazzini, in quanto si sentono più responsabili ma anche più orgogliosi davanti ai propri occhi dei loro genitori. Per quanto riguarda gli amatori, invece, siamo passati, come diceva il dottor Riverini, dal numero di 100 iscritti al club a circa 620 in un anno. Quindi questa è dimostrazione che il ciclismo in questa zona è molto, molto sentito, molto forte. Ovunque ci giriamo vediamo maglie Riverini dappertutto. Tutto questo penso sia dovuto anche grazie al nostro sito internet, che è ciclismobisogna.it, che sta andando veramente molto bene. Contiamo addirittura 800 contatti mensili, e questo dovuto probabilmente al fatto che viene aggiornato quotidianamente, quasi quotidianamente, quindi gli amatori e le persone che sono interessate ai nostri appuntamenti, ai nostri aggiornamenti, si collegano quasi tutti i giorni per seguirci. Ok, grazie. Grazie, amatore. Vogliamo fare un punto di un anno.